Nel mondo dell'editoria cinematografica, il caso della rivista che vedete inquadrata in questo momento è un caso quasi unico, perché si tratta di un mensile tutto dedicato a quel cinema che in qualche maniera non passa per le sale cinematografiche, ma che vediamo in casa, in televisione, cioè il mondo dei telefilm, delle serie televisive, eccetera. È un argomento interessante, ne parliamo con il direttore della rivista, Maurizio Marsico. Buonasera, benvenuto a Studio Auditorio. Buonasera. Allora, io direi che la prima cosa da definire di questa rivista è il campo d'azione, no? Certo. E capire bene se, con che occhi voi lo guardate. Cioè, secondo voi il mondo dei telefilm o delle serie è cinema o è qualcos'altro? Diciamo che sia una cosa che l'altra. Noi abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa editoriale dal momento in cui le serie televisive sono diventate un fenomeno di costume. Da tappabuchi del palinsesto a evento in prime time. E quindi, diciamo, l'occhio con cui lo vediamo sono tanti occhi, le molteplici angolazioni che ovviamente si possono avere guardando i telefilm. I telefilm per noi oggi rappresentano quanto di meglio la televisione ha da offrire, l'eccellenza in termini di qualità, di produzione, di storie, di regia. Dunque, noi siamo intanto, dobbiamo ricordare, la rivista è al terzo numero, sì. Quello di dicembre è il terzo numero, e possiamo già dare qualche dato sulla diffusione, sì. Che mi diceva 100.000 copie. Sì, è diffusa su tutto il territorio nazionale, praticamente si può trovare in tutte le edicole, dalla Sardegna al profondo nord. 2,90 euro, sì, una bella carta patinata, 116 per pagine, un doppio poster in omaggio, un po' all'americana, possiamo dire, insomma, è un sì, po' diciamo che di questo genere di giornali in Italia non esistono, mentre in Inghilterra, in Francia addirittura ci sono 20 giornali che si occupano di serie televisive. Quindi l'ispirazione viene dall'estero? Viene dall'estero, ma anche da una richiesta di un pubblico che segue appassionatamente le tantissime serie che sono in onda sia in chiaro che sulla parabola. Voi non distinguete fra sitcom, sceneggiato, film TV, sì. Serial, tutti questi generi che... Sì, generi e sottogeneri, diciamo che sì. Il paradiso o l'inferno dei generi, la serie televisiva. E cerchiamo di distinguere, abbiamo anche, anzi addirittura una guida spericolata al palinsesto dove abbiamo... Le abbiamo divise per categorie emotive più che per generi, perché ci sono delle, cioè il crossover, diciamo, è la parola d'ordine, per cui c'è la sitcom gay piuttosto che il poliziottesco noir. Ma quindi il tono è glamour, io vedo, insomma, giudicando dalla prima pagina che abbiamo visto prima, Sex and the City, Sparatoli, sì. Ma c'è... Sì, perché comunque... Si va a cercare il pubblico, insomma, oppure potremmo leggere tra le pagine di questa rivista anche magari la stroncatura di un telefilm. Sì, ci sono stroncature in guanto di velluto a volte e poi o più o meno esplicite. Certamente ci piace dare risalto alle belle immagini. E questo, devo dire, purtroppo le produzioni americane ne hanno a disposizione molte di più. Quindi la vostra linea è basata su questo? Cioè voi giudicate un'opera dalla confezione? Più che, no, non so, ma dalla anche dei contenuti. E parleremo anche della fiction italiana quando i prodotti saranno, diciamo, all'altezza risponderanno anche alle aspettative del nostro pubblico, che sono c'è un pubblico ben abituato, insomma, forse viziato dalle produzioni americane. Domanda dolorosa ma necessaria. Purtroppo l'editoria in questo campo è fatta di riviste che nascono, hanno vita breve, muoiono presto. Voi avete qualche garanzia o qualche supporto che vi faccia pensare di poter andare avanti per un po'? Noi, diciamo, siamo convinti che questo fenomeno di telefilm sia in crescita e quindi pensiamo di andare avanti per molto tempo ancora e abbiamo un supporto editoriale importante. In uno strillo, perché andare subito a comprare Sirius? Cosa c'è di forte in questo numero? Beh, in questo numero ci sono tante cose. Intanto un sacco di rubriche nuove. Perché, diciamo, il giornale tratta il mondo delle serie TV
tutto ciò che ruota dietro, dentro e intorno. Per cui ogni numero è qualcosa di nuovo. Questo numero in particolare abbiamo messo i telefilm sul lettino, per cui c'è una visione psicanalitica di Friends, poi c'è Serious Travel Agent, se uno volesse andare nella Las Vegas di CSI o di Las Vegas appunto, o di altre serie televisive, può trovare le indicazioni per visitare i luoghi, le location del telefilm. Poi, insomma, possiamo dire, concludendo, che ce n'è per tutti i gusti su Sirius, in edicola, lo si trova abbastanza facilmente in tutta Italia. Grazie, direttore Maurizio Marsico. Grazie a lei. Alla prossima.